Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata della serie tedesca. Allora, oggi siamo qui in compagnia di DVD, Ciao a tutti! Edo, Ciao a tutti! vuol dire Ciao a tutti! Casi. Ciao a tutti! Molto felice perché oggi viene venduto il suo JCB. Purtroppo, ahimè ragazzi, la banca ha fatto l'ultimo colpo scorsa volta. Mostrina si è accorta che c'era un debito da dover sanare, pagare, e quindi siamo costretti a vendere trattori e ovviamente annessi attrezzi, perché i trattori poi che ci restano non sono in grado di trainare tutto quanto. Quindi a malincuore, per la prima volta in assoluto siamo costretti a dover vendere dei mezzi precedentemente comprati per poter riuscire a proseguire con i lavori che abbiamo. Allora, qui meno 11.910 euro, siamo presi veramente. Ma come hanno sempre adesso mandare al shop che devono stare Che ora cosa sei? Sì, è quest'anno? meglio. No, no, ma tessoni. Ah, sì, letto di solito. A me manca la frau che steca. Ah, signora Frau, vieni qua alle 5 mattina a aprire il negozio, Perché guarda. sei anche a Petturo. Ultimo viaggio col John, guarda. Eh, Madonna di dovrei Dio. robe dovrei venderle. Cosa è successo? Ma come se rimane una mosca da Dio se mi dicevo, oh, E mi investe dal trio che è una macchina come Ma la bisogna entrare gioventù. qua dentro o può vendere la Eh, macchina? penso di sì, bisogna fargli vedere il pulito. Ma bisogna anche fare orme per terra se non mi ricordo male. Oh, ciao, ciao. Madonna, ma neanche a bere un caffè in pace, oh. Buongiorno! Buongiorno! Ah, oh, aspetta, i trattori che non si capisce niente. Buongiorno! No, buongiorno, chiuso il negozio, sono le 6:30 e sto per facendo pausa al caffè. Vabbè, non mi interessa. No, Allora, sì, beh, intanto porti fuori i trattori perché questa è moschetta e piastrellata, quindi. Ascolti lei. Piastrellata. Ah. Allora potevo Sono le portare 6:30 fuori. di mattina, è nuvolo e anche gli occhiali da sole. Non so Esatto, io. quindi non rompere i coglioni e porta fuori Voilà. quella Ah, roba qua. Dai. ma aspetta Marco. Dai, portiamo fuori che sennò dopo la signora Frau Ma è fuori dobbiamo occupa. spostare tutti i mattoni con questo mese di cagare per terra. Ma non ti conviene perché sennò chiamo 118. Ma che sei, anche una porta qua. Ma non bisogna già smettere di andare shop, sì, davvero. Beh, pensate che vi metto in conto anche le piastrelle nuove da mettere su. Oh, c'è capo, no, ma via, Marco. Eh sì. L'ultimo dei moicani. Aspetta, ho sbagliato a parcheggiare qua. Ma mica detto che bisogna fare così tanca per Oh, forte. c'è che mi investe sto qua. Tu dì, mi hai detto che bisogna fare così tanca per forte, vero? Ehi, Oh, se questa stai vedi. Dai qua, usati che non abbiamo tutto il giorno. Se per mi sa il giorno mi hai dato male. Allora, qua. Ma come mai, signora, lei i vetri un po' strisciati qua? Magari un suo operaio ha aperto la seminatrice in mezzo alle Dai, porte. non No, dica stupidaggini impossibile, perché c'è. impossibile. Guarda, Impossibile. noi abbiamo Guarda, parcheggiato qua perché fuori. io macchina vicino, vedi dopo dare la colpa che altri. Se no Avete adesso io portato il prima. nodo Salvero. Sì, Guarda, vai, spero non ti falco. rompo le scatole qua alle 6:30 della mattina. Comunque, no, Vedi buongiorno che alzo io intanto. ora. Dai, state buoni, dai, state buoni. Vedo vieni qua che controlliamo l'olio. Allora, Lucidità. praticamente cosa è La macchina. successo? Ho un problemino economico e devo vendere. No, economico le ho detto, no, a Ciccio. Praticamente, cosa ride? Ma cosa ride? Praticamente io devo vendere. Senta quelle che hai problemi ah, boh, ok, no, perché uno potrebbe avere problemi di. Allora, io dovrei vendere Ancora. questi trattori con annessi attrezzi. Adesso. Sì, quando? Ma le ha viste le condizioni in cui sono? Che Tutto condizioni? arrugginito. Ma dove? Vede la Ma ruggine dove? Che lei? roba è questo trattore qua? Guarda. Ma è un po' sporco perché ha fatto un po' di strada. Perché no. Guarda, questo qua per Scusi, no, dire. adesso io non per essere critico, ma senta, un trattore funziona. No, come puoi vedere. Sì, L'altro. clacson.
funziona. No, questo funziona. E cosa vuole da noi? Cosa vuole? Sì, il clacson funziona, no? I motori. No, no, ma siamo venuti qua, funziona tutto, dai. Parti scherzi, mi faccia un prezzo con adeguato dai. Controlli, ma faccia le verifiche che deve fare. Sì, ma non sai, mi attaccata che mi metti ansia, devo controllare qua le cose. Ah no, certo che poi in modo che non la vada Marco, mi sono decisamente qua. Sì, si sono accucciata, sì. No. Qua vabbè, mi sembra tutto a posto. No, manco qua sono un po' sporco, mi sembra abbastanza tenuta bene la roba, insomma. Funziona, funziona tutto là. Sì, sì. Fate che salgo in cabina a vedere se io scherzo bene qua. Va bene, va bene, andiamo al JCB. Va bene, dai. Allora, avendo dato una rapida occhiata tramite le mie conoscenze di marketing e trattorologia, io ti offro 100.000 euro. Aspetta che vado via, ciao. No, no, 100.000 euro è il copertone del Mansi, siete voi. No, no, no. No, cioè, guarda, dai, offro, perché la cosa se mi sono tenuta che abbastanza bene, la strada nella pulizia, ti offro 250.000 euro, dai. Però si potrebbe fare un piccolo sforzo, perché dopo devo anche comprare... Ti faccio 251.000 euro. No, dai, perché dopo, siccome devo comprare qui altre cose, magari, sai, un compravendi, facciamo un bel prezzo... Perché si accuccia davanti di me lei? Perché mi è scappata la scorreggina, allora devo... No, cazzo, Dio mio, lei è scappata. Attacco nucleare. Dio. Allora, no, va bene, allora... Perché, posso fare... no, mi scusi, perché c'è la ruota del Massi che si cola qua? Come cola? Sai che sgonfiamo, ragazzi, Dai, basta, facciamo il serio, perché... Facciamo 2,90, dai. Boh, dai, va bene, va bene. Ok, ma scusami un attimo, ma perché in tutto questo periodo vendi cose? Cosa succede? Che non sono abituata a vederti che vendi cose. Di solito compri e basta, cosa succede? C'è stato un qua in Germania, non so, no, i campi non rendono bene. Dopo non avevo la mia segretaria, perciò ho dovuto problemi con le banche, così, debiti, adesso siamo a meno 12.000 euro in azienda, quindi devo assolutamente... Caspita, sei in perdita? Sì, e dopo ovviamente io ho venduto questi trattori con annessi attrezzi e mi necessita un... diciamo attrezzi più piccoli, io... Ho trattori fino a 180-190 cavalli, sì? Pistolati. Io ho uno stock pronto di mezzi piccoli fino a 180 cavalli. No, no, non mi servono i trattori, mi servono gli attrezzi, i seminativi. Gli attrezzi, sì, cosa ha capito? Ho detto attrezzi io. No, lei ha detto mezzi. Comunque, no, mi... te, le orecchie fate male. Comunque mi servono vari attrezzi e anche un rimorchietto. Va bene. Manda una carriola, sì, ma lo diamo all'immigrato. Senti che puzza i tuoi piedi. Dai, state buoni che siamo venuti a contrattare. Presto qua, via. Torna a casa. Ecco cosa, dai, andiamo a casa di Bri. Non stai a toccare le macchine gli altri. No, non sto a toccare. Sì, ragazzi, comunque scopa. Ce li ho degli attrezzi piccoli come vuole lei. Se si possono fare arrivare entro qualche giorno, in modo da... Certo. Perché sennò sono fermo no, con aspetta, le... scusi un secondo. Porca ma... Porco cazzo, è alto parlante. Madonna santissima. Ma senta dove che te la metti, porco cazzo. Non stai a farla arrabbiare, non stai a farla arrabbiare. Dai, vai a casa intanto, vieni qua con una macchina, che sennò mi tocca tornare a casa a pie. Oh. Stavamo dicendo 290.000 euro per questi qua. Più allora, lei mi trova entro due giorni degli attrezzi, seminatrice. L'aratro non mi serve perché io erpico e basta. Ok, sì, fa prima. Ascolta un attimo. Se vuoi, io la signorina Frau Schnitter. È da tanto che non la vedo. Dove è andata? E anche io. Non so, dovrebbe essere Oh, siamo arrivati, mi sono smontato in corso. Li faccio andare via, per favore. Te magari sbrigare per fine scarsella dei braghe a velocità. Allora, non dico il resto che se che ha sbrigato. Comunque, la signorina Frau Schnitzer mi ha passato un numero.
di un signore che è esperto di campo e coltivazione di terreni tedeschi. Ah, bene, se bene. Se vuoi perché... ti passo il numero così magari ti insegna come coltivare bene, perché qua i terreni non sono mica come in altre parti del mondo. Ho notato. C'è una terra particolare, delle tecniche da usare diverse che magari in altre parti non si usano mai. Ho notato sì che qua non riesco ad ottenere la resa adeguata per i campi e mi è molto difficile lavorare, difatti siamo arrivati un po' a zero, in più ho avuto dei problemi, mi hanno contaminato i campi, ho dovuto tutti i silos sequestrati, i trattori sequestrati, un macello. Va bene, allora tieni qua il bigliettino del numero. Ecco, grazie. Lo chiami, ti risponde sempre, tranne di notte, insomma, che dorme. Va bene, aspetto il più presto i soldi qua dei mezzi, mi raccomando. Certo, certo, il bonifico arriverà a breve, quando vuoi... Entro 2-3 giorni passa pure che arrivano i mezzi che richiesta. Bene, bene, ottimo. Io vado a chiamare subito dopo l'acronomo e vediamo come. Certo. Come siamo messi. Ok. Ottimo. Scappo anche io che vado a fare la spesa al supermercato. Sì, mi vado via. Ehi, c'era. C'era che andiamo. Pronto. Guarda, team, devo tornare a piedi. Ah, va bene, mangiate. Guarda, maledetto. Guarda, c'ho maledetto. Hai avuto un fiato d'olio, come boccettina sì, d'olio? Sì, dammi, ghetto un pugno dell'olio, dammi l'olio sì, sui genocci. Boh, Occhio, un pugno dell'olio. Oh, va, puito. Allora ragazzi, siamo qui, è passato un po' di tempo, è arrivato il bonifico, 284.756 euro, praticamente abbiamo preso 296.000 euro dalla vendita dei tre trattori con i tre attrezzi. Abbiamo preso di conseguenza anche 6.000 euro in più rispetto a quello preventivato, si vede che dopo con l'aggiunta degli zeri e le virgole hanno cambiato anche qualcosina. Allora, ora vediamo di chiamare questo signore qua che ci è stato dato il nome. Vogliamo far casino là fuori, che si sente pacciare qua, un macello. Allora, non so cosa ci sia di farla fuori, ma dopo andremo a vedere. Allora, vediamo di chiamare questo signor qua. Vediamo qua. Allo? Pronto? Allo? Pronto, sono F-Marco 85 Ah, parla italiano? Scusi. Sì, parlo italiano. Sì, siamo in Germania. Piacere, Johan Sarkin. Johan Sarkin. Ho avuto il suo numero da una certa energina, diciamo... Ah, dipendente di Faustini, certo. Sì. Che praticamente mi è stato detto che lei sa dei campi e cose varie, giusto? Sì, io sono agronomo. Ah, un agronomo, ottimo, perché io provengo da, diciamo, vecchie aziende colossali mondiali, ho sempre avuto un grande successo, però oggi mi sono trasferito qua in Germania e non riesco ad avere la giusta resa dai campi e ho dovuto vendere dei trattori, sono un po' in debito e non riesco a capire cosa sta succedendo. Quindi con lei questa... ha problemi con i campi, insomma? Sì, in poche parole con sì. Con la resa dei campi, più sì, grado. Con la resa dei campi, sì, perché i campi sono lì fermi buoni, non danno problemi, però non rendono tanto bene, non riesco a capire, poi c'è culture sporche, mi hanno sequestrato i raccolti, capisco, sì. Non riesco a capire. Ascolti, senza che ci parliamo qua al telefono, io... lei che zona è qua? Paese? Centro paese o più in periferia? Un po' spostato dal paese, sono proprio un po' vicino ai campi qua, ho messo un capannone. Ma per caso si trova vicino al negozio là di Frau Schnitzer? Sì, sono qua comodo, un paio di chilometri. Ho capito, sì, sono già passato un paio di volte davanti. Ah, ben bene. Ascolti, io dato che sono in zona potrei arrivare tra pochissimo, sono in paese. Un attimo, sono là se vuole. Ok, va bene, io sono qua, sono qua fuori, stiamo facendo qualche lavoro, siamo senza mezzi perché Ci faccio trovare lì che io come arrivo là andiamo a fare un giro nei campi, vediamo cosa si certo. Va bene, la ringrazio intanto e ci vediamo tra poco. Niente, arrivo, arrivederci. Cosa si devo fare qua fuori adesso? Andiamo a far casino. Cosa si devo fare? Cosa fare? Ma cosa dai, succede calmi, qua? Posto che a te, guarda. Dai, porco can. Cosa siamo succede qua? Buongiorno Energy, buongiorno. Buongiorno capo. Aspetta, ho risposto in Edo, che occhio che te me lavi, ma
Cosa ci devo combinare? Ieri era Tegue e messo male. Io Gorne e metto a posto le Tegue, Coppi. E come mai? Cosa serve Manitou qua a ciupare la Gorna? A Tegue è ieri era Gorne Inverlala. Ma fa andare via l'acqua. Ah, vabbè. Venite, non rompere anche al Manitou, che se sembra stai senza mezzi adesso, ragazzi. Infatti. Adesso... Guarda, Marco, prova ad andare sotto in garage, adesso che acqua che ne è fuori. Dovrebbe essere questa fase. Sì, guarda, sotto la macchina quasi un pacciamento. Guarda, acqua per tutto. Oh, che sei una macchina, Marco? Dove, dove? Difatti ieri era un colpo spettato. C'è quello che aspettavo, mi uno. Uno che sa del camping, ho detto. Oh, cioè che te me la vedo. Sono automatico, cosa fanno questo? Buongiorno, buongiorno. Vedi un attimo che scendo, scusi, spengo la macchina. Buongiorno. Buongiorno. Perché ho bevuto caffè. Ho visto, buongiorno. Piacere, Johan Sarti. Piacere, Marco 95 qua. Allora, questa è la sua azienda? Sì, o quel che ne rimane, perché abbiamo venduto molte. Ma sono passato, ho visto che eravate ben attrezzati. Sono tutti gli attrezzi per i campi a lavorare adesso? No, tutti venduti. Perché passo spesso di qua, perché vado a ritirare dei prodotti da Frau Schnitzel per i campi, per dei clienti, insomma. E ora? Ho dovuto vendere tutto, perché purtroppo ero anche senza segretaria e sono perso qualche carta di qualche debito lasciato indietro, e in più i campi non hanno pensavo rendessero in maniera diversa, quindi ho calcolato tutto per una determinata resa, invece i campi, dopo anche il poliziotto qua, c'è un poliziotto abbastanza severo qua in Germania, non si può tanto. Mi hanno fermato un paio di volte, sì, ho trovato che un'occasione ho preso anche una multa. Neanche noi. Scusi, abbiamo... delle volte non parlo bene, ma sono un po'. Sono tedesco, italiano l'ho studiato adesso. Ho lavorato anche in Italia, ma qualche parola delle volte. Meglio che non si giri da. Sì, ma penso che io. È perché stiamo pulendo le gorne, sa cosa sono le gorne? Ya. Va bene. Vedo che ha studiato anche il dialetto veneto, oltre a. Vabbè. Ha lavorato in Repubblica Serenissima. Tempo. Comunque, no, questo è quello che ne rimane. Adesso abbiamo qualche trattore. Abbiamo in teoria una seminatrice e un trattore al lavoro, su un campo. Vedo della polvere là, penso sia là, no? Sì, qua quella vicino direzione. Il campo qua. Allora, come vede qua, abbiamo seminato. Ma scusi, sta guardando dei video sul telefono che non capisco cosa sta facendo. No, c'è i Mati qua che tacca radio a tutto, ma è... Beh, chiamo Emo qua a radio quel canzone. Qua del lavoro, serietà. Ma no, sempre far così. Ascolti, prima di partire con l'eccetera, la consulenza, scusi, eccetera. Io le dico che io vengo qua ovviamente a fare assistenza, ma insomma a un prezzo che varia. Dipende anche dall'assistenza, da cosa fornisco, che, insomma, di poi che prezzi... non dico di soldi subito, ma poi si vedrà alla fine, insomma, di che prezzi parliamo, tanto per avere un'idea, perché tanto bisogna valutare tante robe, perché bisogna vedere che colture fa, quanti ettari ha e tante altre cose, e l'entità del danno che c'è sul campo, perché se c'è una pianta o una specie solo di erba le do il prodotto e finita là. Se invece devo seguirlo tutta la stagione, sì, capisce aumenta, che lei che aumenta diventa, il prezzo, diventa un po', come si può dire, ripetitiva la cosa, perché è un prodotto per questo, un prodotto per l'altro, insomma. Sì, sì, sono tante cose insieme. Certo. Vabbè, insomma, una percentuale, comunque, quindi comunque eventualmente... alla fine sì, ma non si parla di milioni, ovviamente. Adesso comunque ci metteremo d'accordo, non c'è problema. Sì, no, ma più o meno per infatti sapere, 5.000 euro, 10.000 euro. Sì, al mese sarebbero 5.000 euro circa. Al mese, ok, vabbè, però lei sì, dopo al mese, nel senso, nel mese che lei mi chiama per seguirla, ovvio che se un mese non mi chiama, non le domando. Sì, no, ma dopo comunque lei mi discorso. Garantisce che dopo i campi renderanno. Sì, ma io garantisco la massima produzione sui campi, perché io comunque ho un laboratorio, cioè collaboro con un laboratorio che faccio analisi del terreno e tante altre cose. Ottimo, insomma. ottimo. Comunque andiamo a vedere i campi, così ci rendiamo conto, ovviamente. Allora, io non ho molti campi, ho un paio di ettari qua attorno, poi qualche campo. Stia attento che qua, addio. Passati. Ma lei per caso collabora con qualche cooperativa di gente un po' dal sud del mondo? Ho un operaio un po' immigrato che è sempre stato. Vabbè, qua. Se lo tenga. Comunque io già qua vedo qualcosa che non guarda. Non vedo qua, ci sono delle erbacce.
Vabbè, pensavo fosse un po' a varietà il campo, ma comunque erbacce. No, ma dopo... vedete, perché io le mostro, guardi, dalla radice, vede. Quella è la radice del frumento, no? Questo qua sì, è orzo, sì. Scusi. Sì, ma vede che là ci sono delle erbacce. Queste erbacce cosa fanno? Assorbono le sostanze nutritive e non vanno alle piante. E causa una grandissima perdita di produzione. Poi rovina anche i macchinari perché pensa a una trebbia che deve prendere su delle erbacce che non... che sono verdi, cioè non è una trincia che le trincia, è una trebbia, insomma. C'era stato quello allora, perché dopo è perché mi è stato sequestrato un rimorchio perché c'era poi se vede anche questi queste piante tipo queste con i fiori rossi, queste qua sono contenute di semi che sono anche sì papaveri, ma queste anche sono anche altre varietà. Sono possono contenere dei semi che sono nocivi per l'uomo. Ecco quindi, perché cioè vedi. Può capire anche lei che se c'è una pianta su un ettaro, ok, ma se ce ne cominciano a essere così tante, è chiaro che le sequestrano le cose, cioè, è naturale quasi. Se fossero solo le erbacce il problema, io le dico solo che, con una passata di prodotto, oppure quando le piantine sono piccole, che compra un attrezzo che io sono anche collaboratore con una marca che si chiama Inbok, che produce sarchiatori. No, ho visto. Sì, esatto. E produce sarchiatori, questi attrezzi nelle prime fasi di crescita delle piante lei passa una passata col, però deve avere un trattore, mi raccomando, con le ruote fine, sennò distrugge tutto. Ci vuole anche le ruote apposta, deve passare con quello quando le piantine sono appena nate, che in maniera toglie le erbacce, poi appena le piantine cominciano a crescere si coprono con l'ombra la terra e non germogliano più le erbacce cattive, insomma. Vede. Però sì, io sì. Adesso che sono qua prenderei il campione questi due campi, io vorrei prendere un sacchettino di terra, sì, un po' di punti, adesso lo prelevo io, non si preoccupi, ho il mio strumento qua, devo prelevare un po' da tutto il campo e un po' di punti e io le faccio analizzare, insomma. Ottimo. Aspetti, prendo un po' anche da questo che sì anche qua. Questo qua è appena seminato del mais qua. Questo qua è appena seminato del mais e io adesso vado nel laboratorio, le analizzo e poi le faccio sapere, comunque ci teniamo in contatto telefonico. Io va bene, se va lei bene. Mi chiama da la mattina, la sera, io sono sempre disponibile, di notte ovvio, ognuno deve dormire. Insomma, vabbè, comunque penso che una volta inviato, cioè una volta spiegato come andare sulla dritta strada, non servirà assistenza sempre. Siccome il terreno io lo vedo qua, già secondo me a vedere così è un po' acido, cioè vuol dire che gli manca la calce. Ah, un po' agile, ma da come lo vede? Dal colore, dai parassiti? Dal colore, se lei vedi che qua è un po' più giallogno, un po' più sull'arancione. Sì, se il terreno comincia ad essere più giallo vuol dire che è tanto acido. Ah. E l'acido è dato più che altro dal concime che si dà, dando concime, il terreno si acidifica. E con la calce viva, che è un prodotto naturale, diciamo, che... ridà, toglie l'acidità, basicità al terreno, toglie l'acidità, insomma, parole povere. Quindi praticamente in termini tecnici, perché siccome insomma... io sto facendo un stock di acquisti allo store, perché ho venduto degli attrezzi e devo prenderne di più piccoli perché ho trattori più piccoli. Se lei mi dice più o meno cosa potrei andare a comprare, li faccio arrivare tutti insieme e mi fanno magari uno sconto, perché se lei mi dice che devo comprare una botte per il diserbo e qualche sacco di calce, capito, magari vengo qua col pick up, perché qua vedo che c'è gente un po'. Sì, lo tolga da qui perché il suo pick up è a rischio 100% esplosione, vuol dire guarda che c'è in altri due campi da seminare. Quali? Qui. Comunque, comunque la composizione del terreno dei campi è più o meno la stessa su tutti, diversa? Sì, no, più o meno su tutti uguali i campi. Ho visto il terreno arando così, quel campo, sono tutti uguali, non è che ci sia più o meno... Qualche punto varia un po', però fin fine più o meno siamo lì com'è. Venga qua. Vedete che qua c'è il tablet sul sedile, se vuole. Sì, aspetta che clicco, apro. Viene fuori come su store praticamente. Sì, è in collaborazione. È tutto quello. Ok, ok. Lei vada dove c'è il rimorchietto, dove... penso sappia come andare. Sì, dove c'ho già gli attrezzi, ecco. Sì. Vada un po' in fondo, quando trovo la sezione sarchiatori. Sì, ok. Ce ne sono tre qua. Quello in mezzo è quello che le consiglio io, per i trattori che ha, eccetera. Quindi lei dice di non prendere botte da diserbo o cose simili. Secondo me è dispendioso. La botte da diserbo va bene sui
i raccolti già cresciuti, ma se lei passa con quello, appena quando le erbacce sono nate, lei è a posto. Ah, capito, capito, capito. È meno dispendioso magari. Più che altro sa che con la quota di riservo si fanno più ettari in meno tempo. È l'unica. È che bisogna comprare ovviamente il prodotto che costa soldi. Diserbateci. Quindi. Dopo serve anche saperlo. Che sennò qua. Sarchio passi come dosarlo, un attrezzo. Non è. Sicuramente magari dopo servono gli ugelli antigoccia. Servono tutta una serie di. E poi la revisione di 2 anni. Ah, anche poi è un po' costoso. Allora. E per la calce basta un semplice spandicoin come lo svuoto. Non proprio, se va sempre là su tecnologie fertilizzate. Allora aspetta che trovo qua perché ci sono tantissime icone. Ok, sì, tecnologie fertilizzante. Il secondo, secondo me, è quello che quello più bene. Adeguato per. Poi si può anche alzare la sponda per ottenere più. Quello qua contiene 9000 litri. Per iniziare proprio, potrebbe andare bene. Proprio apposta per la calce questo. Comunque io le consiglio quei due attrezzi là intanto. Ok. Ma lei ara per caso, giusto per capire. Ho arato qualche volta qualche campo, ma non tanto. Ma da perché... quanto è che non ara più o meno? Ormai sono un paio di cicli di culture che non aro perché dopo. No, perché i mezzi. Che se lei semina sempre frumento, orzo, colza, che sono culture con radici piccole, non serve arare. Ma ogni però tanto. Se lei prende semina mais, girasoli. Soia che hanno radici fitonati, cioè vanno tanto fondo. Ok, ok, bisogna arare. E là bisogna arare. E quindi se lei non ara, la produzione si sente il callo. Perché almeno una rivoltata ogni raccolto di girasoli o mais. Va bene, allora vedrò. E quindi l'aratro magari, beh, io le consiglierei più che altro di procedere con la calce e il sarchio. Poi l'aratro si potrebbe anche fare in un secondo momento, secondo me. Io ce l'avevo l'aratro, ma purtroppo l'ho dovuto vendere perché era abnorme e avevamo trattori... Ma lo scopo dell'aratro è sempre come ovviamente rivoltare la terra e per anche interrare tutto quanto eccetera. Ma rivoltando la terra ovviamente le radici essendo tanto fonde si arieggia molto il terreno. La produzione non è che cambia proprio di tanto, ma un 10% in più si fa con l'aratro. Se semina dico le colture come mais, soia, girasoli. Comunque lei dice quello che realmente cambia la produttività del terreno è l'erbace e la calce. Beh, l'erbace sicuramente, guardi, adesso un attimo solo che dovrei avere delle schede qua, delle percentuali, perché proprio non me le ricordo, se le trovo, guardi. Sì, intanto. Un attimo solo. Comunque sì, beh, sono quelle due cose, poi ovviamente lei con cima, però sì, beh. Penso, sì, beh, abbiamo concimato. Sì. Concime è quello chimico. Se lei concima. Perché però sa che ce ne vorrebbero due. Lei quante ne butta dei passate? A volte una, a volte due. Dipende un po'. Sarebbe come... meglio buttarne sempre due. Perché una bisognerebbe buttarla appena seminato, prima di seminare. Una magari quando le piantine sono un po' grandi, con sempre con le ruote fine. Capito? Sì, ok. Bene. Perché... Comunque io le guardi qua. Ho delle schede, no? Se. Se lei sparge il fertilizzante una volta, riceve il 25%, cioè diciamo lei ha un campo seminato senza aver fatto nulla. Ok. Se lei butta il fertilizzante una volta fa un 25% di produzione. Se lo butta due volte ne fa un 50%. Okay. Molto. E se ok, adesso le spiego per la calce viva, no? Se lei ogni 3 raccolti. Sì. Cioè lei fa un anno mais, un anno soia, un anno girasoli, il quarto anno prima di arare o di coltivare butta la calce viva, ha un 15% in più di raccolto. Però anche quello è 50 che di qua, 20 di là. Lei pensa su 100.000 litri sono 15.000 litri di raccolto, insomma. Beh, insomma, non so pochi dopo quando si vendono a 2.000 però, euro. Però come le dicevo, il vero problema sono le erbacce, perché lei senza togliere erbacce è una riduzione di produzione del 20%. Se somma 20 più 15 fa già 35, non so se mi spiego. Sì, ho capito. E poi l'altro 15%, come l'ho detto, è dato dalla ratura dopo il mais, patate, barbabietole, canne da zucchero. La soia mi ero sbagliato. Solo il mais, perché il mais lei fa barbabietole, sì. Ah sì, è il macchinario. Sì, ho il macchinario. Lei dopo il mais e le barbabietole dovrebbe arare praticamente. Ho capito. Cioè prima di seminare, scusi, mais e barbabietole. Certo. Va bene. Siccome in concomitanza no, con... forse, vabbè, mi sono spiegato. Cioè lei, nel senso, voglio che capisca bene perché sento che sono pagato per dire. Bisogna arare le barbabietole. Lei ara.
dopo aver raccolto, insomma. Sì, sì, è vero, okay, forse no, capiti, prima bene. Di aver raccolto. Boh. Esatto. Perché sennò penso che vai e torni sottoterra. Siccome lei è in concomitanza così con lo store, così può direttamente andare lei a, così mi ordina i macchinari adeguati. Allora, che non vorrei sbagliare. Però, allora il Sarchio le dico già che, cioè, non ha opzionale, così e così. Sono sì. 12 metri. Comunque ho il modello più grande, quello là, della Aimbock. Okay. Che... quindi io le faccio con uno sconto. Cioè, qua vede, cioè, qua vede 35.000 euro, sarebbe, costerebbe 50.000, ma io essendo partner posso... Ah, wow, è ottimo. E comunque le stavo dicendo, lo spargicalcio ha molte cose, tipo l'ampliamento da 9.000 a 14.000 litri. Beh, lo senta, intanto, largo, intanto lo prendiamo ma base. Come le dicevo, esatto, come le dicevo, lei, intanto io le consiglio, lei qua vedo che lo spargicalcio, no? Io le consiglio di tenere lo span di concime che ha già lei, sempre per il concime, no? E la, il spargi calce sempre per calce, perché... non mescolare entrambe servire, le cose. Può servire una roba, può servire l'altra, non può scaricare le cose. Certo, certo. Deve avere due attrezzi. Quindi non le consiglio di non vendere l'altro. No, no, ma lo tenevamo, perché comunque il concime lo davamo, quindi noi... Comunque questo qua, le dico, fa i suoi 12 metri, tiene poco, perché la calce... ne va buttata veramente tanta, con 9.000 litri farà sì e no sto campo qua a 20, mi sa, sì sì. Beh, no, casomai sì, dai, dovrebbe bastarle, casomai. Comunque la calce la va a rifornirsi allo, al porto, insomma. Sì, ho visto ma dei cilios apposta, e mi hanno comunque, detto, facendo un preventivo rapido con 70.000 euro, 75, dovrebbe portare a casa i due attrezzi. Insomma, bene, ecco. Bene, bene, ottimo. Casomai la calce è un prodotto che costa poco, perché essendo una roba naturale, insomma, no, non è che costi tanto. Quindi, insomma, il mantenimento dei macchinari è abbastanza limitato. Insomma, sì, sì, sì. Comunque, e lei adesso, intanto, io le vado a ordinare questi due attrezzi che io compro. Ottimo, io devo anche scappare, perché qua devo. Poi, quando lei arrivano, lei mi chiama, io vengo a insegnarle tutto quanto. Ottimo, ci vediamo. Allora, okay, allora la chiamo. Ci stringiamo la mano. Sì, la mano. Grazie. Grazie. A posto. Arrivederci, ci sentiamo presto. Sì, sì, la chiamo appena ho tutti gli attrezzi qui necessari. Ok, arrivederci. Saluto. Bene ragazzi, allora niente, qui finché non arrivano gli attrezzi allo store non combiniamo niente, perciò direi che anche per questa puntata è tutto. Come avete potuto ben ascoltare, anche per voi molto utile questi insegnamenti che comunque abbiamo ci potevano capire, però anche nel dettaglio. E ci vediamo nella prossima puntata, dove metteremo all'opera tutto quello che ci ha detto e vediamo se effettivamente è vero che aumentano queste queste culture, che c'è questa migliore resa. Nel frattempo abbiamo Kaji che gioca a nascondino con gli altri. Kaji, cosa devo fare di cuccio? Spario. Bene ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ringraziamo qua i nostri operai che oggi non hanno fatto niente, quindi non li salutiamo. E ciao a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao ciao. Maledetto.